E ti addormenti? Dove sei? Ah, a casa, eccetera, ti ho chiamato a casa per forza. Chi è che... No, io ancora sono sul treno. No, no, ancora non è arrivato, ma fra un paio d'ore arrivo. Chi è? No, no, tutto a posto. Dai, non mi chiedere queste cose, non posso parlare, qua purtroppo c'è uno e non posso parlare, capito? Sì, sì. Dai, che dopo ne parliamo. Vabbè, no, dai, no. Ma ti dico solo questo. Ma certo che l'ho castigato e secondo te la perdonavo. Abbiamo fatto un weekend di sesso. Sesso, solo sesso! Un weekend come la Sector, no limits! Di tutto, di più! Sì, sì! Comunque poi appena arrivo ti racconto tutte cose perché purtroppo c'è uno e non posso parlare, capito? E allora insisti! E certo che l'abbiamo fatto, ma che domande fai? Chi è? No, quale bandichello? Io sono. Sì, sì. Mi allora insista, dico, a questo punto, a un certo punto mi è spuntato l'occhio rosso, figure. Come, perché sono in giocata riserva? È normale, capito? Comunque basta, vuole parlare perché purtroppo c'è uno e non posso parlare. E non lo so, si vede che non ha trovato posto e si è messo qua. Sì, sì. E allora insisti. Allora dico solo questo. Ti dico che lei a un certo punto talmente era eccitata che si è messa a gridare come una ossessa. Non immagini proprio, esagerate queste donne. Chi è? Ossessa. No, no, dico lei talmente era eccitata che si è messa a gridare come una ossessa. Sì, e gridava. Assai gridava. Sì, sì. Come un'ossessa, sì. No, ossessa è la parola, sì. Ossessa. 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 O come ho, certo. Esse come Savola, ossessa, bravo, bravo, visto che l'hai capito, ossessa, sì. Sì, sì.
ti dico, lei a un certo punto mi fa, dice, ma cosa hai tu che gli altri uomini non hanno? L'ho detto un pezzo in più. Ti dico solo che domenica mattina, verso le 5:30 del mattino, 5:30 del mattino, non lo tengo da lei. Lei mi fa, lei mi dice, lo sai, con un uomo come te non l'ho mai trovato, ho detto perché non l'hai cercato bene, chi è? No, sì. Che lei non voleva farmi neanche andare, no, perché mi fa, dice, lo sai, in questi 2 giorni ho avuto più di 20 orgasmi, non immagini, esagerate queste donne, esagerate, chi è? Orgasmi. Non come una volta, insomma. Orgasmi, bravo, hai visto, capito? Orgasmi, sì, a un certo punto ho detto, guarda, me ne devo andare. No, ci non te ne devi andare. Ho detto, no, ce l'abbiamo fatto l'ultima volta, ma facciamolo l'ultima volta. E tu cosa che mi ha detto? Vai più piano, se no mi rompi le ovaie! Non immagini la potenza che spingevano! Un cavallo d'amore! Chi è? Ovaie! Ovaie! Ho come Otranto! Otranto! Tu, Otranto, poco fa l'hai capito! Ma perché mi devi fare uscire pazzo delle cose? Otranto, tu poco fa l'hai capito! Otranto! O come vai? Bravo! Sì! Senti a me! Nonno! Lo so che sei fatto sordo, lo so, ma appena arrivo ti racconto tutte cose, non ti preoccupare. Sì, te l'ho presa, quella gonfiabile, ce l'ho nella valigia. Nonno, quello ha visto quella vecchia che si è messo le mani a me. Dice, costa più ripararla che comprarla nuova. Non si possono fare tatuaggi, non dire che insisti, non si possono fare. Va bene, rimane sempre così. Ok, ciao nonno, ciao. È un porcine. Pronto? Pronto? Ciao amore, ciao. Sì, sono sul treno, amore. Scusami se poco fa non ti ho chiamato perché siccome qui accanto a me c'è un porco. Te lo fai sentire, capito amore? Certo che te l'ho comprata, amore. Sì, quel libro là, quello che volevi tu. Quel libro di poesie, certo amore, sì, quello là. E appena arrivo ce lo leggiamo insieme, amore. Non ti preoccupare, va bene? Amore, adesso mi fai chiudere che sto facendo brutta figura, amore. Come? Va bene, ti ci porta al cinema, va bene? Sì, e a posto di guardare il film guardo te, amore, va bene? Amore, ti prego, fammi chiudere, amore, sto facendo brutta figura, amore. No, non te lo posso dire quello, amore. Una volta sola e poi chiudiamo, va bene? Pecciolina del tuo vicino! Aspetta, piccolina!
questo a fare, perché appena arrivo ti afferro, ti butto a terra, ti strappo la magliettina e ti conto le tette, capito? Appena arrivo a terra ti afferro, ti butto a terra e ti tocco il sedere, va bene? Ah! Il culo! Andiamo avanti, come sono sapendo il culo! Sonza! Bravo! Prostituta giovine a te! Bravo, propongo anche figura nuova! Appena arrivo ti afferro, ti butto a terra e ti apri in due come una noce di cocco e voglio vedere se c'è l'acqua dentro! Bravo! Questo l'ho pensato a lungo! Bravo! E dica questa, appena arrivo ti apro con un compasso e ti faccio fare pure il 3-14! Stronza, appena arrivo ti prendo e ti faccio fare un po' di geometria. Ma di geometria? Stronza, ma che c'è un'amica, stronza? Dice di sì. Io sono troppo venuto alla stazione. Che lo dici? Pronto, stronza, senti, siccome qua sono con un amico e viene a cena e vuole provare tutte cose apparecchiate. Apparecchiate!